Allora, con questo video andremo a vedere come si formano i colori secondari e terziari sul disegno del gruccione. Il disegno del gruccione lo faremo con il metodo delle forme geometriche, ok? Quindi come andremo a disegnare, guardate, adesso lo ingrandisco un po' in modo che vi faccio vedere come lo vado a risolvere. Si disegna sempre leggeri leggeri. E si va a costruire per forme geometriche . Vedete piano piano è un po' troppo leggero, ma adesso andiamo a calcare. Quindi prima si disegna leggeri, poi si va a prendere una matita 4B per andare a ripassare i contorni. Eccolo qui, con una matita 4B. A questo punto, una volta che ho trovato le proporzioni, posso andare a ripassare i nostri contorni. Allora ragazzi, state buoni, altrimenti si sente anche nel video. Ok, qui l'occhio, faremo un secondo cerchietto e un cerchietto dentro, ok? Qui abbiamo questa forma, così, così, qui c'era una parte in questo modo, e poi qui c'era quella parte, diciamo, che era un po' giallina. Ok, abbiamo fatto più o meno la struttura del gruccione. Andiamo ovviamente poi a cancellare le linee che non ci servono. Vedete che disegnando leggeri leggeri, la parte che non ci interessa, quindi la prima parte, verrà cancellata. A questo punto prendo i colori primari. Quindi aspettate che metto a fuoco, eccolo qua. Allora partiamo col creare il fondo. Quindi mettiamo la matita in seconda posizione, così, e andiamo prima a colorare il fondo tutto di giallo, indistintamente, vedete? Tutto quanto, in realtà potrei passare anche qua, tanto il giallo va anche lì, ok? Quindi andiamo a fare tutto il fondo. Poi prendiamo il ciano per ottenere il verde, ok? Quindi passiamo leggeri leggeri, senza avere fretta. Ecco qua. Vedete che adesso è diventato un verdino un po' che tende un po' troppo al blu, ok? Quindi il vero verde si fa al terzo passaggio, quindi prima il giallo, poi il ciano, poi nuovamente il giallo, ok? Al terzo passaggio, ecco che viene il nostro verde chiaro, ok? Per renderlo compatto potremmo anche cambiare direzione per renderlo compatto, quindi se abbiamo colorato in un verso possiamo andare a colorare anche nell'altro. Andiamo a rinforzare le parti che devono rimanere gialle. Ok, adesso vi faccio vedere come risolvere invece, ingrandisco ancora un po', come risolvere il tronco, ok? Allora, questa parte io la coloro, guarda, volutamente facendo dei cerchietti, quindi non coloro in questo modo, ma coloro con dei cerchietti, ok? Poi prendo il magenta e vado a fare delle ombre,
ok, guardate, sempre a cerchietti, quindi a piccoli cerchietti, andrò a creare quell'effetto di muschio, ok, di muschietto sopra al tronco, ok, vedete, ho creato una specie di col magenta quest'arancio. Passiamo il magenta su tutto il tronco, questa volta lo facciamo a trattini, guardate, coloro volutamente a trattini, ok? Perché devo dare l'idea della corteccia, quindi a piccoli tratti, ok? Passo prima il magenta, poi ripasso il giallo per ottenere un arancio. Ok? Poi vado a prendere il ciano per ottenere il marrone, quindi quando andrò a passare a mescolarlo non verrà subito il marrone perché ci devono stare più passaggi. L'importante è che andare a colorare a piccoli tratti per dare la sensazione appunto della corteccia. Quindi diciamo il trucco è seguire anche l'andamento. Quindi se la corteccia è così andrò a colorare in questo modo. Di certo non colorerò in questo modo, ok? Quindi vado a mescolare i colori. Ripasso nuovamente il giallo. Attenzione, se il giallo non colora più evidentemente va temperato. Lo potete fare anche voi, contemporaneamente insieme a me. Adesso sono nella classe prima F. Silenzio. Ecco, ripassando nuovamente il magenta sopra, ecco che è uscito fuori il nostro marrone. Ok, allora passiamo invece a colorare il gruccione. Allora, per fare il gruccione io farei subito la testa totalmente gialla, ok? Fino al corpo, fino a qui. Ecco qua, lo faccio tutto giallo, anche qui il sottogola. Non mi ricordo com'era questa parte. Azzurra. Ok, questa, c'era il giallo e poi l'azzurro? Sì. Ok. O era il turchese? Turchese. Il turchese. Quindi qua io devo mettere... Allora, intanto otteniamo il rosso della testa, quindi passeremo il magenta per fare la testa rossa. Ecco qui che otteniamo l'arancione, mentre l'ala mi sembra che era un pochettino gialla questa qui, mentre il sottopancia era nuovamente arancione. Ok? Con la matita posso già cominciare a simulare un po' le ali. Ecco qua. Qui c'era un po' di verde, mi ricordo, mi sembra questa parte qui. Ok? E anche questo, prima passo il celeste. Buoni. Ecco qua. Silenzio, ragazzi. E poi vado a mettere il verde. Allora, così.
leggermente verde. Io non ho il verde, quindi devo ottenerlo per poi ritornare verso il colore turchese. Allora adesso il nero, la parte del nero, silenzio ragazzi, lo farò con una 8B, perché io non ho il colore nero, però voi potete colorare direttamente col colore nero, ok? Silenzio. Allora, col nero andremo a colorare direttamente il becco. Quindi facciamo il becco scuro. Ok? Sopra ci passo un po' di celeste. Prima passo il celeste. Per favore, silenzio in classe. E vado a colorare intorno all'occhio. Ok, l'occhietto andrà fatto rosso, rosso con un puntino nero. Eccolo qua. Andiamo a fare anche le punte della coda, delle piume, ragazzi, per favore. Ecco qua. Con l'arancione possiamo andare a fare i particolari dei fiori. Allora, ed eccolo qua, ok? Ricordatevi dopo di andare a fare una bella cornice nera intorno, aiutandovi anche con il righello. Allora, questo è il gruccione. Allora, vi ricordo che sto registrando e le vostre voci si sentono. Allora, provate a utilizzare, a creare colori secondari e terziari con i nostri tre colori primari, ok? Soprattutto andare a sperimentare l'uso del marrone mescolando i tre colori primari, ok? Abbiamo fatto il nostro gruccione attraverso la tecnica delle forme geometriche, quindi delle forme primarie, un disegno molto veloce. Disegno molto veloce, così. Ok? Attenzione, il disegno delle forme geometriche non significa che devo fare geometricamente le linee perfette, significa che io devo fare delle forme primarie, ma non deve essere, può essere anche, possono anche essere fatte attraverso uno scarabocchio, ok? Allora, provate a casa anche a formare i colori. Arrivederci. Al prossimo video insieme, coloriamo insieme dalla prima F.